Sottoporta Show, 29esimo appuntamento di questa seconda stagione. Come promesso, dopo questo magnifico pezzo musicale, abbiamo la giornalista e anche conduttrice del programma Spacca Napoli, Raffaella Iuliano. Ciao Raffaella, come stai? Bene, è un piacere anche essere parte di voi, anche e soprattutto di farsi sentire da questa nuova versione, diciamo, dell'etere, perché ormai la radio ha nuovi confini e quindi va soprattutto attraverso internet. Eh beh, assolutamente sì, e beh, ormai è quasi, diciamo, un anno che facciamo questa diversificazione dagli altri. Ti faccio salutare anche da Federico Mancini. E Ciao Raffaella. Ciao ti faccio salutare anche da Ciro Gaipa, Napoli Calcio News. Federico. Ciao Raffaella. Grande Ciro, ciao. Ciao, allora, parto io subito con la prima domanda. Palermo-Napoli, come la vedi questa sfida? Può riservare delle insidie, o ti aspetti, ti ripropongo più o meno lo stesso canovaccio, la stessa domanda che ho fatto anche a Rosario prima. Secondo te ti aspetti, anche qualche cambio in vista della Champions? Vittoria Ma semplice io credo per te? che in campionato non vedremo tantissimi cambi, come poi ci ha abituato un pochino Sarri anche l'anno scorso, anche se effettivamente l'anno scorso aveva meno alternative. Credo che sia una gara da dire vado l'ammazzo e torno, perché insomma il Napoli deve essere molto deciso, specie in questo avvio di campionato, dove ha avuto tutto sommato un calendario in discesa. Quindi naturalmente il Palermo si sa, ha delle vicissitudini abbastanza particolari con i cambi allenatori che hanno insomma, cominciato già prestissimo a riempire le pagine dei giornali, quindi mi aspetto un Napoli aggressivo e con una formazione che credo confermerà più o meno quella di Napoli Milan. Effettivamente, vedendo i precedenti, potrebbe essere, o meglio, dovrebbe essere così. Chi è che ti piace di più dei nuovi acquisti? Perché effettivamente, al di là che non sono stati presentati, e questo è davvero è un peccato, chi è che ti piace di più dei nuovi acquisti? E secondo te, chi è che potrebbe, ecco, diciamo, dare soddisfazioni ai tifosi azzurri nell'arco della stagione? Sicuramente Maksimovic ha dato un sospiro di sollievo nel reparto difensivo, perché sappiamo che già l'anno scorso abbiamo avuto una serie di problematiche dovute un po' alla stanchezza di Albiol, poi Barighe ha avuto le sue problematiche anche con la società, poi comunque i nazionali si sa, sono sempre impegnati poi con le loro nazionali, quindi magari ne faremo a meno durante l'inverno, quindi ci voleva un altro personaggio capace di dare anche solidità alla difesa, e questo Maksimovic credo che sia una garanzia abbastanza ampia. E poi naturalmente Milik, perché sia chiaro, non è l'antiguain, perché sono due giocatori anche diversi, non è neanche il caso di paragonarli proprio per il bene di Milik, però credo che stia dimostrando già di essere entrato già nel meccanismo che vuole Sarri, soprattutto di avere una grande armonia e intesa con Mertens. Questo è importante perché quando c'è l'armonia in un reparto, in questo caso il reparto d'attacco del Napoli, è importante. Non dimentichiamo che abbiamo davvero dei pezzi da 90 in attacco. Purtroppo abbiamo un po' di mal di pancia tra Insigne, Gabbiadini e così via, un po' di tacchi che si sono venuti a creare, però secondo me l'immesso di Milik può essere molto utile. Sono d'accordo con te e passo la palla a Ciro che ha una domanda. Sono sicuro che abbia una domanda per te. Sì, Raffaella. Allora, in vista anche della trasferta di Kiev, secondo te domani Sarri adopererà turnover oppure giocheranno i migliori domani e a Kiev potrebbe esserci qualche cambio? Oppure magari giocheranno sia domani che a Kiev e con il Bologna sabato prossimo vedremo dei cambi. Anche perché oggi ascoltando Sarri, insomma, ha elogiato il mercato del Napoli, però ha detto che è un mercato di prospettiva, quindi facendo intendere, insomma, che magari non sono subito pronti alcuni giocatori, soprattutto i nuovi innesti. Anzi, aggiungo, come le interpreti le parole di Sarri? Ma Sarri è stato chiaro già quasi un mese fa, insomma, in cui disse che effettivamente era un mercato di ventenni che andavano comunque cresciuti in un certo senso, modellati secondo le sue volontà, e certamente non si può puntare un'enorme responsabilità su questi ragazzi, però è vero anche che sono degli ottimi giocatori che finalmente ci danno un centrocampo con delle alternative, cosa che non abbiamo avuto per almeno 3-4 anni. Insomma, io Vero. auspicavo
finalmente un po' di respiro sia in mediana che al centrocampo da tempo, insomma, e purtroppo ogni volta veramente facciamo 30 e non facciamo 31. Questa volta magari sì, è vero, sono delle prospettive nuove, però spero di farle vedere più presto queste prospettive. E credo che, per rispondere alla tua domanda, probabilmente utilizzerà una formazione tipo per la Champions e un'altra per il campionato, anche se lui è un tipo a cui piace poco cambiare, però in questo caso, avendo le alternative alla mano, soprattutto al centrocampo, credo che farà un minimo di turnover, sarebbe anche giusto così. Diciamo che è anche quasi obbligato. Una curiosità anche da parte di Federico Mancini per te, cara Raffaella. Allora, volevo chiedere a Raffaella come lei ha vissuto la querela riguardo a Gabbiadini in tutto l'arco di questo calciomercato. Cioè, secondo te, Raffaella, è giusto che sia rimasto a Napoli per vedere un attimino il suo carattere, se riesce a temprarsi, a dare più costanza al suo rendimento, oppure era il caso di, diciamo, scambiarlo con un'altra pedina? Guarda, forse in questo momento sarò la voce un po' fuori dal coro, perché forse la logica ci dice che sarebbe stato meglio cederlo, però io credo che Gabbiadini abbia una grandissima potenzialità, perché è un ottimo giocatore. Inutile ricordare la quadripletta che fece quest'estate, ma è un ottimo giocatore che conosce l'area di rigore, che insomma è ben capace di segnare. Purtroppo, diciamo, non è scattata la scintilla con Sarri o forse col modulo di gioco di Sarri, perché comunque Gabbiadini è un attaccante anomalo che non lo puoi classificare bene né come trequartista né come attaccante puro, come mezzala, insomma, gli piace stare un po' a destra, però poi si accentra. Ecco, è un giocatore dalle caratteristiche particolari, però secondo me rinunciarci o comunque svenderlo sarebbe stato un errore, perché ecco, credo che Gabbiadini è il tipo di giocatore che se lo fai giocare, se lo fai segnare, te lo puoi anche rivendere l'anno prossimo con una clausola, così come piace tanto al nostro presidente. Quindi è comunque un tesoro del Napoli e sarebbe un peccato svenderlo. Mi auguro che Sarri avrà modo di dargli un po' più spazio, specialmente in Champions, magari se proprio non lo vuole vedere, non lo vuole vedere, diciamo, un campionato. Però non dimentichiamo mai, io lo dico da tempo, il Napoli, se vuole crescere, arrivare a certi livelli, deve avere una panchina di livello uguale a quella di titolare in campo. Quindi non è che pensiamo che Higuaín sia, perdonami, Gabbiadini sia magari un titolare e non voglia stare in panchina. E chi va alla Juve fa il panchinaro senza problemi, perché una società che vuole vincere deve avere degli innesti di altissimo livello. Quindi avere una panchina con Gabbiadini già ti fa capire, o anche con Insigne, già ti fa capire che abbiamo un centrocampo, Qualcosina è un attacco, cambiato. pardon, di tutto rispetto. Sono d'accordo con te. Io voglio farti una domanda particolare. Saprai, no, che dal punto di vista della stampa, questa estate, non che insomma ce ne fosse davvero bisogno di questa polemica, ma in estate effettivamente. Il Calcio Napoli ha dato questa notizia abbastanza deprimente, io direi, in merito diciamo, alla conferenza stampa su Invito. Tu hai, diciamo, un occhio di riguardo per quanto riguarda la comunicazione. E ti volevo chiedere in tal senso come l'hai presa, ecco, questa notizia, e se per te diciamo. Come posso dirti, abbiamo raschiato il fondo del barile. Beh, come l'ho presa? L'ho presa male. L'ho presa male da giornalista, prima di tutto, professionista. Ci tengo a dirlo, non in questo caso per atteggiarmi, che è chiaro, ma ci tengo Certo. a dirlo perché il signor Lombardo ha fatto una distinzione tra veri giornalisti e finti giornalisti. Allora potrei dirgli che io sono giornalista professionista dal 2009, però non ho ricevuto l'invito. Insomma, è stata una risata. Ma al di là di questo, ecco, mi viene, come dire, la situazione, come hai detto tu, è abbastanza deprimente, perché il Napoli in questo non ha fatto una bella figura, tant'è vero che per smuovere i vertici dell'ordine giornalisti, con Enzo Iacopino, con Paolo Pirovano, smuovere i vertici anche della sua stampa, dell'USSI, insomma quella che era la sostanza, il sindacato unitario giornalisti dell'USSI, credo che si sia fatto davvero qualcosa di, come dire, abbastanza inammissibile, perché Certo. le conferenze stampa a numero chiuso, o peggio ancora, invito, quindi su scelta discrezionale pura della società, sulla base di non si sa quale tipo di filtro, credo che sia una gravissima violazione della libertà di stampa e anche del diritto di cronaca. In realtà questa cosa non potrebbe andare avanti così, però purtroppo il Napoli continua a fare quello che vuole,
in barba anche essenzialmente alle consuetudini, se non vogliamo chiamarle leggi, Ecco. ed è una cosa un po' triste. Certo, c'è stata anche una risposta in tal caso del capo della comunicazione, appunto la risposta che si riferiva ai veri giornalisti in quel caso, e da questo punto di vista diciamo c'è stata secondo me anche una caduta di stile, perché non si può paragonare l'esigenza del Napoli all'esigenza dell'ONU o insomma di Barack Obama nella Casa Bianca, credo che siano cose diverse. In questo caso i veri giornalisti a questo punto, perché compongono una fetta importantissima e un numero molto molto ampio, certamente non sono quelli che, non sono i 25 che sono stati invitati, che hanno avuto la fortuna di essere invitati. Io vorrei capire semplicemente sulle basi, su quali basi è stata fatta questa scrematura, dei giornalisti. Ora non mi ci metto in mezzo io perché ecco, il mio riferimento iniziale era semplicemente una battuta, va, Certo. però ci sono tanti ragazzi che lavorano assiduamente sul Napoli, magari nel settore pubblicista, ma lavorano anche molto più dei professionisti e non sono stati invitati, o viceversa dei professionisti che non sono stati invitati. Allora vorrei capire su quali basi si basa, scusate il gioco di parole, questo invito, e la trovo una cosa abbastanza triste. Vabbè, io ci tenevo molto a farti questa domanda anche perché, ecco, chi ti segue sui social, diciamo, la risposta già l'aveva, quindi volevo far ascoltare, ecco, diciamo, il tuo pensiero a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Raffaella, io prima di salutarti e ringraziarti, non so se ti va di fare un pronostico in tal senso, ma Palermo-Napoli... Napoli vince il Napoli, pronostico di risultato non è Quindi mio non sei mestiere, non ne posso scaramantica, ti fare diamo assolutamente. direttamente, ecco, diciamo, questa... Ecco, No, vince il Napoli, su questo credo che sia anche una vittoria netta, perché ci stanno. perfetto, quindi deve essere anche, diciamo, un invito, ecco, sì, scaramanzia, ma fino a un certo punto, perché poi effettivamente bisogna dare un'ottima sterzata a questo Napoli che, almeno sulla carta, sembra davvero promettere. Bene, Raffaella, io voglio ringraziarti e ti faccio salutare anche da Ciro e da Federico. Ciao, mitica Raffaella. Ciao Raffaella, grazie. Ciao ragazzi, grazie a voi e buon lavoro. A presto, ciao, grazie.